Guardate qui cosa ho con me, Google Pixel 5 con Android 12 Developer Preview 2, che è uscita ieri e l'ho appena installata, e Google Pixel 4a con Android 11 per fare un confronto e vedere le novità di questo aggiornamento. Aggiornamento che è dedicato ancora esclusivamente per gli sviluppatori, infatti è una Developer Preview numero 2 che si può installare in maniera molto semplice, trovate nel link in descrizione le istruzioni. E a fine video vi mostro anche la novità di Google Fit, che ha implementato l'opzione di misurare il battito cardiaco tramite la fotocamera. Lasciate un bel like per supportare il nostro lavoro, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e iniziamo! Partiamo con la prima novità di Android 12 Developer Preview numero 2, ovvero il Picture in Picture. Infatti se andiamo su YouTube, in questo caso io ho l'account premium, quindi posso utilizzare il Picture in Picture su questa applicazione. Vedete, faccio lo swipe verso l'alto, vado a eliminare l'audio, perfetto, così non ci disturba. Ora possiamo andare ovviamente a spostare il Picture in Picture come facevamo prima, ma inoltre possiamo andare ad effettuare un pinch to zoom per andare a ingrandire o ridurre la dimensione di questa schermata. Ancora, qui non è possibile farlo, e qui per ridimensionare bisogna premere sullo spigolo, eccolo qua. Ancora, la seconda novità è la possibilità di mettere a fianco la schermata del Picture in Picture, quindi vedete, quando avete bisogno di tutto lo schermo potete un secondo spostare la finestrella per andare a risolvere il problema di spazio, già che su questi smartphone compatti potrebbe essere un problema lo spazio effettivamente. E quindi bastano swipe, vedete, laterale per andare a riporre la schermata di fianco. Invece prima, ovvero oggi con Android 11, questo non è fattibile e questa è secondo me una funzionalità molto utile. Restiamo a tema multimedialità, ma ci spostiamo sulla lock screen, perché anche qui c'è una piccola novità, ovvero il fatto che adesso vedete lo sfondo, il colore dello sfondo di questa notifica dedicata appunto alla multimedialità ha il colore primario impostato nella schermata stili e sfondi. Sapete che c'è questa schermata di personalizzazione sui pixel. Anche la notifica è leggermente più grande, lo vedete, e poi possiamo apprezzare anche le diverse modifiche fatte a livello estetico proprio su questo ambito delle notifiche. Altra novità riguarda i widget, e questo ci fa presagire che probabilmente Google andrà a puntare un po' di più su questo aspetto, anche per recuperare un po' il tempo perso che ha permesso a Apple di portare i widget su iOS 14, e anche molto bene. Se teniamo premuto sulla home screen possiamo andare nella schermata dei widget e vedete che questa è stata rinnovata, quindi possiamo scorrere la lista e quindi selezionare poi l'applicazione e di conseguenza il widget da andare ad aggiungere. Non ho visto particolari widget nuovi, quindi al momento non ci sono novità su questo fronte, però ecco, potrebbe effettivamente essere uno di quegli aspetti su cui Google lavorerà proprio per recuperare Apple. Un'altra novità riguarda invece l'esperienza d'uso ad una mano. Google sta sviluppando questa nuova funzionalità per andare a rendere più pratico l'utilizzo dello smartphone con una sola mano. Basta andare nelle impostazioni, poi recarci su sistema, a questo punto gesti, e qua c'è modalità one hand che possiamo andare ad abilitare. Se lo facciamo, ci basta fare, come su Apple, uno swipe down qui sulla pillola di navigazione per, vedete, riportare giù la schermata. La cosa interessante è che c'è un tempo di timeout che possiamo andare a decidere e regolare da 4 a 12 secondi a mai, e quindi nel momento in cui noi facciamo lo swipe down e utilizziamo lo smartphone, poi ci interrompiamo, se siamo fermi per 4 secondi viene ripristinata la modalità precedente, quindi è quella full screen. Questa secondo me è una funzionalità utile che viene aggiunta e che rende ancora più pratico l'utilizzo di questa modalità. Vi faccio vedere anche nelle impostazioni cosa capita. Vedete, si abbassa la schermata, al primo utilizzo compare un'indicazione di come funziona, poi ovviamente sparisce e mostra uno schermo grigio. Ben fatto per ora, anche se qualche laghettino, qualche bug, cioè è presente, ma ovviamente in fase di sviluppo. Altre due novità che vado a inserire insieme perché riguardano un po' la personalizzazione, lo stile del sistema operativo. Allora, innanzitutto sulla schermata di sblocco abbiamo ora un leggero redesign di questa interfaccia. Vedete che il pulsante ora di invio non è più blu ma è trasparente, e ora blu invece è chiamata di emergenza, proprio piccolezze. Cosa invece un pochettino più invasiva è la modifica della dark mode, dove abbiamo qui nelle impostazioni la possibilità sempre di attivarla, ma una volta attivata
viene impostato un tema non più nero ma grigio. Vi mostro a confronto con il Pixel 4a. Vedete che ora ha assunto una tonalità di grigio un pochettino più chiara. Io sinceramente preferisco il nero di Pixel 4a o comunque di Android 11, perché comunque è anche più utile nella sua funzione, no? Quindi quella di consumare meno energia grazie alla tecnologia AMOLED, che per riprodurre il nero spegne i pixel. Bene, ma adesso parliamo di Google Fit. Vi ricordo che questa non è una novità di Android 12, ma riguarda proprio una novità dei Pixel recentemente introdotta tramite l'applicazione Google Fit, che però non è abilitata di default, bisogna fare un piccolo passaggio per abilitarlo. Parlo della misurazione del battito cardiaco tramite la fotocamera degli smartphone Pixel, e funziona anche abbastanza bene dai test che ho fatto, e adesso vi mostro come abilitarla e come funziona. Intanto ho scaricato l'applicazione Google Fit, lo vedete, eccola qui, ma se vado su battito cardiaco non ho nessun modo per avviare la rilevazione. Allora, il primo passaggio che faccio è solitamente quella di impostare la lingua inglese. Vado nelle impostazioni, cerco lingua, ok, perfetto, clicco l'ultimo, aggiungi una lingua e aggiungiamo l'inglese Stati Uniti. Questo sono sicuro che funziona, o comunque English, perfetto, Stati Uniti, eccolo qua. Adesso lo sposto sopra l'italiano e quindi il sistema diventa in inglese. Proviamo adesso a entrare in Google Fit, magari facciamo una chiusura e una riapertura. Ecco qua, andiamo su Earth Rate ed ecco qua che è comparso il più. Adesso possiamo effettivamente fare la misurazione del battito cardiaco. Piccolo trick: una volta che avete fatto questa cosa e avete abilitato la funzionalità, qui vi mostra giusto tramite un tutorial come funziona, potete tornare nel sistema, nel caso vi desse fastidio, e reimpostare l'italiano. Quindi si ritorna su Google Fit e il gioco è fatto. Ora abbiamo la funzionalità su Google Fit in italiano. Vado avanti. Inizia la misurazione. Il funzionamento è molto semplice, basta appoggiare il dito sulla fotocamera principale e poi aspettare. Per un miglioramento della precisione è possibile anche andare a attivare la torcia, ma ora mi silenzio altrimenti non rileva bene il battito. Ecco qua, per una miglior misurazione vi consiglio di andare a abilitare il flash, per l'appunto, in questo modo, la torcia, ecco qua. E ovviamente di appoggiare anche la mano magari sul tavolo. . 97 battiti, un po' tantino, però d'altronde sto parlando e sto registrando questo video, quindi è abbastanza normale. Bene, questo era un po' tutto, volevo mostrarvi sia le funzionalità di Android 12, che non sono tantissime ancora, ma probabilmente qualcosa di più lo vedremo con la beta, anche se comunque già con questa Developer Preview 2 abbiamo due grosse novità, ovvero le novità del Picture in Picture e la modalità di utilizzo ad una sola mano, e volevo mostrarvi anche il funzionamento della rilevazione del battito cardiaco tramite l'app fotocamera, tramite la fotocamera con Google Fit, che è interessante, ovviamente non è per scopi medici, però potrebbe essere a volte utile, e forse si spiega anche perché ormai il sensore di rilevamento del battito cardiaco sugli smartphone è stato ormai da un paio d'anni abbandonato. Bene, ma questo video era tutto, lasciate un bel like ovviamente per supportarci e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net.